Mi collego subito con il mio inviato attraverso questo meraviglioso mega schermo perché ci deve dire qualcosa di importante. Fateci vedere il nostro inviato. Io parlo da New Orleans e ho in mano il Italian American Digest, The Italian American Voice of the South. È un giornale che esce a New Orleans, che parla delle conquiste degli italiani qui a New Orleans. Proprio qui arrivavano le navi da Palermo che portavano i coloni che hanno reso grande questa città e che hanno contribuito soprattutto alla nascita del jazz. Vi dico soltanto per divertimento i nomi dei più famosi musicisti italiani e siciliani in particolare che hanno fatto il jazz: Giuseppe Alessandra, Tony Almerico, Frank Assunto, Freddy Assunto, Papa Jack Assunto, Dominic Barocco. Signore e signori, il mio inviato Renzo Arbore. Olè. Basta. Ma che basta. Sono caduto da uno showbot inviato da New Orleans. Grazie, maestro, professore. Ragazzi, vabbè, per me la possiamo chiudere qua. Esagerate. Guardate che... Non gliel'ho detto io. Io c'ho sempre paura della commemorazione, c'ho sempre paura dell'applauso per anzianità, quindi preferisco più breve la cosa. No, ma siccome te lo fanno da quando eri ragazzino, quindi da bambino te lo facevano questo applauso. Allora, Renzo, che devo dire, se stasera sono qui? Allora, se stasera sono qui lo devi... Sono qui perché poi parliamo di jazz, se stasera sono qui perché mi ha invitato Teresa Mannino, se stasera sono qui è perché Teresa viene a vedere i miei concerti, se stasera sono qui, quante ne vuoi di se stasera? Ma guarda, ci facciamo il promo con questo se stasera, va? Se stasera sei qui è per raccontare una storia speciale. La storia di questo Nick La Rocca. Prego, se ti vuoi accomodare. Io mi posso accomodare, però siccome sono... No, non ce la faccio. Perché? Perché non sono abituato, io sono un gentleman, cioè, uno sopravvissuto, quella. Una signora come te non può sapere, a meno che non ti abbassi come se fossi... Però sembra che è brutta questa posizione. Sì, lo so, non è elegante. È un po' bruttino, voi fate finta dateci che ci sia uno sgabello perché... Non posso parlare posso con una signora così, che sta in piedi mentre io sono seduto. Perché ho fatto danza, hai pure capito? Accavallato le gambe, come fatto se fosse. Ho fatto danza e c'ho il muscolo qua che... No, vedi che ci portano uno sgabello, che meraviglia. Bello sto sgabello. Bello, ma salutiamo Migno, uno dei ballerini cinesi, è il nostro corpo di ballo cinese. E allora mi devo sedere qua, ma poveretti, come no, quanto devo parlare? Dimmi tu, perché dipende, io vado a metraggio. Noi ce ne freghiamo allora, dei minuti. Allora, Nick La Rocca, che abbiamo visto, questo è una chi parte... Chi è Nick La allora, Rocca? Perché questi parlo... non lo sanno. Allora, quello che è stato visto è un piccolissimo incipit, conosci il latino, significa comincio, a Palermo, voi lo chiamate comincio, ma in latino si diceva incipit, di un programma che abbiamo fatto con la regia di Riccardo Di Blasi a New Orleans, parlando delle origini italiane del jazz, che ancora non si sa. Italiane, allarghiamoci, italiane. Siciliane sono le origini. Siciliane perché, allora, pochi sanno, perché gli americani hanno sottaciuto questa storia. Come poi dite voi a fare? Poi ti dico una cosa. No, perché io quando dico certe parole so già che le battute sottaciuto. No, non dico niente. Non lo stavo dicendo. Ogni tanto ti do le. Allora, no, sono abituato, è una vecchia scuola mia, di quella di fornire l'esca. Allora, hanno sottaciuto gli americani che il jazz è stato inventato anche dagli italiani, ma da tanti italiani, perché quando New Orleans diventò una città americana, da francese che era, fu venduta dai francesi agli Stati Uniti insieme con la Louisiana, gli americani regalavano il terreno a chi lo coltivasse e quindi, siccome arrivava ogni settimana una nave da Palermo che si chiamava sommariamente Nave Palermo, arrivarono questi musicisti quasi tutti di banda e quasi tutti che facevano altri lavori ma che dovevano raccogliere il cotone, fare altro, coltivare contadini il terreno, musicisti. Con i loro strumenti. I neri avevano gli strumenti e percussioni, eccetera, si incontravano in una
piazza che si chiamava Congo Square, che adesso si chiama Armstrong Park, e lì è nato il jazz. C'era anche il contributo dei francesi, dei canadesi. Ma noi non ci interessa, perché alla fine i francesi perché canadesi. Perché il primo disco nella storia del jazz, e questa è la cosa più importante, l'ha fatto un italiano, che si chiamava Nick La Rocca, era un siciliano di Saraparuta, e l'orchestra, la prima orchestra che ha inciso nella storia del jazz un disco di jazz, si chiamava Original Dixieland Jazz Band. Jazz. Non c'era ancora jazz. Non c'era ancora jazz. Da dove, arriva la, da dove deriva la parola jazz? Visto che c'ho questo dubbio, c'ho il fidanzato musicista. No, era, mi sfogo. Jazz era un po' l'atto sessuale. Era vagamente. E ritorna sì, perché si suonava lì nelle case dove venivano i macchinari un porto. Jazz era proprio come fare sì, sesso. Però poi, siccome i ragazzi di New Orleans cancellavano la J e rimaneva solo ass, ass in americano ass. Significa. È un signore, non lo può dire. Non lo può dire. Culo, sedere, significava culo. Sedere. Non io non si sono dice una più signora, sedere. Io lo tutti posso... dicono la parola giusta, io sedere, fammi sedere, dire una vecchia. Va bene, sedere. Ecco, e quindi, il capito... Secondo me però un po' te la sei inventata questa cosa, perché tu siccome... No, te la sei inventata tu, allora, diciamolo che Arbore è un palermitano clandestino. Te lo devi dire. Vabbè, è un palermitano clandestino. Allora, per farsi dare la... diciamo la cittadinanza e poter entrare in città tranquillamente, se sei inventato questa storia? Non è inventata, anche perché Saraparuta è provincia di Trapani, e quindi poi quindi non ce n'è. Poi perché è verissima, hai scritto dei libri eccetera. No, è vero che sono palermitano clandestino perché mi piace molto il cibo di strada, il street food palermitano. Certo, lo street mi piace molto, vado a Palermo spesso a fare la spesa, poi ritorno la sera con la mia sporta surgelata. E poi la prima volta che sono andato, mi ricordo, a fare un concerto, la cosa del bar mi ha detto: signor Arbore, vuole salito il caffè? Disse: guardi, se lo fa con la moca è salito, se lo fa con la napoletana è sceso. E invece vuole salito il caffè significa vuole che glielo porti in sala. Certo, che c'è bisogno di tradurlo. Non l'ho capito. Salito il caffè. Sì. Esci il cane. Esci il cane che lo piscio. Esci il cane, delle cose eccetera, no? Esci la macchina dal garage. Esci la macchina dal garage. Insomma, sono andato a comprare i babbalucci. I babbalucci sono le lumache. Lo sanno, i babbalucci. No, e che lo sanno, i babbalucci. I babbalucci. I babbalucci. Sono lumache. Come te li mangi tu i babbalucci? Col canino. Col canino si rompe la lumaca col canino e poi fa... Sono andato lì al quartiere, lì, eccetera. Dove? Cioè, dove te li prendi i babbalucci? I babbalucci, qui vicino al porto, lì. E sono andato e dice: no, oggi non ci sono, escono alle 4. E dico: dove vanno i babbalucci alle 4? Che non c'è nessuno. È un giorno caldissimo, no? Escono, e così. E poi. Stanno le panelle. Cosa mangi? Sono esperto in cibi, diciamo, pericolosi nel mondo, perché c'è anche la mecisca, che è una cosa pugliese del quale non ti parlo, perché ce l'hai detta, allora la vogliamo sapere. Vabbè, non c'entra niente, però anche voi avete la frittola. La frittola è praticamente un resti di animali vari tritati fugiosamente, messi sotto una coperta. C'è un cesto, c'è uno che in un grande recipiente. Sì, c'è il cesto. È molto caldi. Perché se no puzzano di carogna, posso dirlo? Si può dire, abbiamo detto culo. Possiamo dire anche carogna, non è che... Sì, perché, sai perché? Allora, c'è il cesto. Il venditore al capo mette la mano, naturalmente già usata molte volte, e te la mette nel panino cose. Perché tu non la vedi. Non la devi vedere, perché sennò non la mangi. Io una volta ho avuto l'ardire di portarmela a Roma. L'ho messa in aereo e ho visto che tutti cercavano il cadavere, praticamente. Poi ho dovuto confessare, lo sai, lei ride perché sa che è vero. Come è possibile che te la sei portata a Roma? Perché quando diventa fredda puzza proprio. Ma come te la porti a Roma la frittola? La frittola va mangiata a Palermo, se no muori quando te la mangi. Ma io la volevo congelare. La volevi congelare? Sì, allora io vorrei...
vorrei chiedere a Renzi di raccontarci. No. Vabbè, intanto Renzi è ancora. Io, ma ti posso chiamare Renzi? Non ti posso chiamare Renzi, ti devo chiamare maestro, non c'è, no, neanche se. Siediti, non mi ha insegnato niente, so purtroppo. Non so, so parlare, con io faccio. Io non so parlare, seduta, che allora dobbiamo fare? No, vabbè, allora sediamoci. Vabbè, no, stiamo in piedi, va? No, allora, a Palermo ti adorano, lo sai. Ma vorrei che raccontassi quell'aneddoto del tuo fan di Caserta. No, mamma mia, le è piaciuto talmente questa storia. È troppo, cioè, bella. Perché, allora, fatto il concerto, ero appena partita da Roma. Quando a un certo punto io faccio Roma-Napoli per raggiungere l'orchestra, prenderla e fare la tournée e andare in Sicilia. E mi sono fermato per motivi idraulici, come dicevo Totò, a Caserta Sud. A Caserta Sud c'è l'assalto dei napoletani. L'assalto dei napoletani. E quindi il primo che ho incontrato, pulendomi il tergicristallo, che era molto sporco, mi ha guardato dentro e ha fatto qui, signor Arbore. Vaffacciato ogni tanto a qua, eh? Cioè, io mi sono naturalmente, perché non sono abituato. Era sì. Poi ho detto, no, io mi affaccio perché devo fare una cosa urgente, mo devo andare in bagno, e poi ci vediamo dopo, facciamo una fotografia, sì, va bene, mo me ne vengo con voi. Ho detto, ma devo andare in bagno, devo fare la toilette, sì, ma me ne vengo con voi. È venuto vicino a me, naturalmente, scherzando, come va con la clarinetto, chissà perché, pensano sempre che il clarinetto sia una canzone a doppio senso, che no. Non è così, no. No. È una vecchia canzone, senso unico. Senso unico. E quindi poi te lo domandano, poi voleva dare la mano subito, ho detto no, guarda, leviamoci un attimo. Prima, e questo dice, è il prezzo da pagare. E mo ci facemmo una bella fotografia. Dico sì, però andiamo fuori, Caserta Sud, manco fosse Hollywood. Ho detto però, al sole, è bellissimo. Cioè, no, l'amma fa qua la fotografia. Dico, ma perché, scusa, c'è i sanitari. Io devo dire a mia moglie, se no non ci crede che ho fatto la pipì con Renzo Agno. I telefonini, costarini. Grazie, maestro. Bella. Grazie. Io porto bene. Io ti terrei qua per sempre. Se mi vuoi toccare l'incipiente gobba. No, io ti toccherei tutto. Ok, Teresa Mannino. Renzo a tutti. Arbore. Grazie.